noi oggi siamo qui in piazza per chiedere che vengano risarciti i risparmiatori. Il governo una domenica in 25 minuti ha fatto un decreto e ha fatto saltare i risparmi di decine di migliaia di italiani. Oggi noi chiediamo che il governo in 20 minuti faccia un decreto e ridia i soldi a quei risparmiatori. Deve finire questa storia che da una parte in pochi minuti si salvano le banche e si aspettano anni per abolire la riforma Fornero. Gli obbligazionisti in realtà sono 12.500 e il retail di tutti, dei 130.000, quindi facciamo anche dei 12.500, sono la metà, quindi i piccoli risparmiatori. Questo significa 12.500 meno 2 fa 6.205, diviso 2 6.250, tu me ne salvi il 10%. Non ho capito se Renzi che tiene diciamo Verdini per gli attributi o è Verdini che tiene il Presidente del Consiglio. Ecco, guardatelo, nella sua interezza questo comitato affaristico che è disposto anche a distruggere i diritti delle persone, a cominciare dal diritto al risparmio. Il risparmio è tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana, quella Costituzione che ora stanno distruggendo con cosa? Grazie a quei voti di Verdini che immediatamente il giorno dopo è passato all'incasso ottenendo delle poltrone. Ma che è diventato questo paese? Ma che cosa ha fatto il Partito Democratico? E ancora persone credono che la sinistra sia ontologicamente migliore degli altri? È finito, non ha più nulla a che fare con Berlinguer quel partito, ha a che fare con la massoneria, con i comitati di affari, in Emilia Romagna ha a che fare con l'Andrangheta dal Partito Democratico, perché di questo si tratta. A Roma ha permesso la nascita di una nuova mafia, questo è il Partito Democratico, la cosa peggiore che esista, ovvero persone, comitati di affari che però si presentano come salvatori della patria. Hanno voluto ripulire sostanzialmente una banca sporca che è stata sporcata da comportamenti poco trasparenti, per non dire criminali, ma ci penseranno i magistrati, sperando che i magistrati siano assolutamente super partes, perché io non ci sto a vedere che il procuratore che si occupa di Banca Etruria sia uno che è stato fatto consulente del governo Renzi, anzi Letta, poi confermato da Renzi, che dice che non conosceva Papa Boschi quando invece lo archiviò anni fa per un caso di anche lì di affari, tra l'altro una persona che dicono che sia addirittura in odore di 'ndrangheta.